Aspetta. Abbiamo trovato la pentola. Ragazzi, per ce l'abbiamo la fatta. Siamo andati a chiedere la pentola alla signora che ce la sta prestando, perché noi non ne abbiamo. Ragazzi, buongiorno. Siamo già qui. Voi dite giustamente dove. Ci sono gli elefanti che fanno un casino esagerato. Mi sembra di stare tipo in Thailandia a fare le... siamo i safari, invece no. Allora, praticamente siamo qui. Certo, sono qui a un... sono fermato a un bar, abbiamo fatto sosta, qualcun altro è andato, sono andato un attimo in bagno. Stamattina non avevo fatto colazione, quindi dovevo emettere delle tossine. Diciamo così, ho fatto già 4 km e mezzo. Adesso parto, accedere un pochettino sulla tabella di marcia. Oggi siamo diretti a Melide, dove c'è il famoso pulpo di Ezequiel, che si dice sia il miglior pulpo gallego di tutta la Galizia, quindi anche della Spagna. Vediamo un pochettino, vediamo se non è troppo turistico, se veramente ne vale la pena e soprattutto cerchiamo di arrivarci. Per dire che sta fa schifo, cioè veramente si sta inguaiando proprio e mischierà tutti. E vabbè, c'è Giacomo. Com'è andata ieri con la vina, birra? Vino, la birra. Vina, birra. Ma wow, ieri stava bello, eh? No. Divertente eri. Con ritardo giusto delle informazioni. Che ti faceva capire. E ragazzi, ancora lei! Ieri sera ci siamo visti e ci siamo rincontrati. Allora come va? Racconta ai nostri amici in 3 secondi. Ah, cioè adesso amici, però io non posso dire amici. Vabbè. Ma tu puoi dire. Ma sei stato pure. Bene, secondo come va? Meglio del primo? Meglio. Carichi, raga, siamo a... non mi ricordo il paese, dove comunque 10 km da Melide, siamo tutti molto carichi, è vero o non è vero? Perché dobbiamo provare il pulpo da Ezequiel. Ezequiel, sì, sì. Hai sentito? Ezequiel ci aspetta. Quanto costa il pulpo? Troppo. Quindi noi faremo... un morso ciascuno. Quindi andremo in Galizia a nuoto, pescheremo e poi lo cucineremo, esatto. Noi nell'ostello, diciamo, poi lo mettiamo a vendere sicuramente. Vabbè, comunque dopo arriviamo a Melide, vediamo un pochettino com'è la situazione, giusto per dire che l'abbiamo trovato. Come? Vuoi fare la chiusura? Vai. No. E ripeti almeno la... Ragazzi, aggiornamento dal 28esimo chilometro. Oggi giornata senza dubbio più complicata, più difficile mentalmente, cioè è veramente assurdo che i chilometri non scorrono. Adesso è il 28esimo, che devo essere già entro il 29. Ragazzi, ne mancano 55 a Santiago. 55 a Santiago, sì, l'ultima tappa la dobbiamo fare da 20 per arrivare all'alba, quindi domani daremo l'ultima spinta forte. Oggi 32-33 km, ragazzi, ma è proprio vero quello che si diceva all'inizio. Una persona mi ha detto, incontrata all'inizio del cammino, la prima parte la fai col corpo, perché sei fresco, vai e quindi l'affronti con questo spirito carico. La parte centrale, le sedas e tutta quella parte là del cammino, la fai di testa, perché lì vuoi mollare, i chilometri sono ancora tanti da fare, non sei ancora arrivato e fai fatica, e l'ultima parte la fai con il cuore, perché la testa è allenata a fare questa cosa, il corpo è allenato a camminare, ma il cuore deve uscire fuori, perché queste due componenti da sole non bastano. È esattamente così, cioè riesci, è incredibile come il cammino ti faccia vivere le sensazioni e delle emozioni che gli altri hanno provato prima di te, e te le faccia veramente assumere dentro. Quindi oggi questo vuol dirti che, per quanto siamo allenati e preparati e carichi vogliamo arrivare, anche se cerchiamo di rallentare poi per non far finire questa esperienza, è dura. Nel frattempo andiamo, che non ce ne fotte proprio. Abbiamo trovato la pentola. Ragazzi, per ce l'abbiamo fatta. Siamo andati a chiedere la pentola alla signora che ce la sta prestando, perché noi non ne abbiamo. Osvaldi, sì. Perfetto. Perfetto. Grazie. Qua la pulperia di Ezequiel. Ciao Linda. Qua ragazzi stanno facendo un attimo il polpo, batteria scarica, tutto questo. Vabbè, faccio un attimo giusto un altro mangiato abbastanza buono. Polpo gratis, va, ci sta.
situazione non era male. C'erano anche questi, allora di fianco avevamo delle signorine che parlavano inglese, quindi non so esattamente di dove fossero, che hanno lasciato mezza porzione di polpo e mezza porzione di peperoncini dolci. Ragazzi, cioè, se andate a noi è stato molto bello. Sì.